Notaresco e Castelfidardo recuperano l'ottava di andata al Savini, squadre che in bagaglio portano ottimi risultati con il Castelfidardo di Massimo Lauro che spesso sorride al cospetto delle compagini abruzzesi, chiedere a Pineto e Giulianova. Ospiti che devono fare a meno dell'ex Zetti, più affollata invece l'infermeria di casa, con Epifani costretto a rinunciare in extremis anche a Blando, oltre a Colombatti, Lattarulo e Marchionni. Fischietto in bocca per il partenopeo Castellone, Conte e Castiglione con la bandierina in mano. Il notaresco parte subito forte, tant'è che al secondo Frulla prova già a sbloccare. Il suo tiro dalla distanza si spegne sul fondo dopo aver sfiorato il palo, ma non passa molto per il vantaggio che arriva al sesto. Sventagliata di Frulla per Cancelli che si infila lungo il corridoio centrale, filtrante per la corrente Banegas che indisturbato cambia volto al match. 10 minuti più tardi può ancora fermare il notaresco, ma né Dos Santos né Cancelli trovano l'appuntamento con la porta. Gli ospiti si fanno vedere al 21, quando chiedono un calcio di rigore sugli sviluppi di una punizione. Castellone indica con ampi gesti che si può proseguire. La cronaca del primo tempo si chiude al minuto 39, quando l'esordiente da titolare Massarotti riesce a penetrare in area dopo aver vinto un rimpallo. Il muro bianco-verde si rifugia in angolo. La ripresa si apre con un episodio da Muliviola. Al primo Fermani mette in fondo al sacco, ma Castellone vede un fallo precedente su Di Stefano e annulla il gol. Rivediamo al rallenti grazie al montaggio di Mario Giacchetta. Gli ospiti protestano, ma non perdono la verve e al quarto pareggiano. Sant'Angelo ci prova dalla distanza, la sassata col destro trova l'angolino alla sinistra di Sciva, che nulla può. 1-1. Al decimo, da corner, notaresco in gol, ma anche qui Castellone vede un fallo, il neoentrato Olcese atterra un avversario e Bianciardi non può esultare. Poi, nell'arco di 2 minuti, ospiti vicini al sorpasso. Prima Giambè, poi Monachesi, mettono i brividi alla truppa di Epifani. Bravo Sciva sulla seconda conclusione. Ancora cambi per Epifani attorno al 18° ed è ancora doppia sostituzione. Dopo Olcese e Palumbo tocca a Sorrini e Ghiani. 21° ci prova Palumbo dal limite, ma David si distende alla sua sinistra e manda in corner il piatto del 77 rossoblù. Al 33° brutto colpo per il notaresco. Il direttore di gara sventola il secondo giallo a Massarotti dopo un contrasto in attacco. Rossoblù in 10 nel momento migliore per gli ospiti. Al 39 chiede il rigore il notaresco. Mancini cade e protesta per un'eventuale trattenuta. Anche qui Castellone non interviene. Passa un minuto e Sciva compie un vero miracolo sulla saetta di Cusimano. La manona del numero 1 salva la porta rossoblù. Al 90° si alza la lavagna luminosa ad indicare 5 minuti di recupero. Ma nulla succede e finisce quindi con un pareggio, giusto aggiungiamo noi, il recupero dell'ottava di andata. Mister, pari giusto per come si è sviluppata la gara o avete avuto qualche rimpianto nel momento in cui avevate l'uomo in più? Sì, no, per assurdo il rimpianto l'abbiamo avuto prima, nel senso finché eravamo 11 contro 11 sembrava che la partita per inerzia la potessimo vincere. Dopo l'espulsione il notaresco ci ha messo qualcosa in più, un po' più di cattiveria, un po' più di grinta, nonostante noi poi comunque abbiamo avuto delle situazioni importanti dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, magari il tiro dove potevamo far gol. Però il notaresco ha alzato un po' l'attenzione dopo in 10 e nel finale con questi palloni lunghi, comunque su queste palle inattive dove sono una squadra molto fisica e molto forte, si poteva anche perdere e i ragazzi sono stati molto bravi a non soffrire poi più di tanto su queste situazioni. Una partita che il pareggio alla fine ci sta e dopo un primo tempo dove il notaresco aveva fatto meglio, ma dove è stato più bravo nello sfruttare degli uno contro uno e delle individualità dove erano stati molto più bravi di noi. E noi il primo tempo abbiamo sbagliato un pochino sia in costruzione, dove abbiamo sbagliato tanto, senza tanta pressione, sia quando siamo arrivati lì negli ultimi 25 metri, nel passaggio giusto, nel tiro giusto. Cosa che abbiamo fatto meglio il secondo tempo e abbiamo trovato alla fine anche il gol, penso, più che meritato. Mister, soprattutto nella seconda frazione sono saliti i due terzini che hanno creato superiorità numerica, soprattutto con le sovrapposizioni. Manca un po' di coraggio ogni tanto a questa squadra, non voglio dire inesperienza.
però ci sono momenti della partita in cui si vede forse che lì davanti manca quella cattiveria giusta. Sì, no, più che cattiveria, io parlo di soprattutto di scelte, più che cattiveria, nella convinzione anche di fare le cose che da fare, come ha fatto Sant'Angelo, arrivato lì al limite dell'area, si sentì tirare, ha calciato. Il primo tempo abbiamo sbagliato questo, che non abbiamo fatto bene, anche il secondo tempo, sono state delle situazioni dove siamo arrivati dentro l'area di rigore, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, dobbiamo essere più bravi. È chiaro che la scelta dopo fa il giocatore più bravo, cioè nel senso il giocatore che fa la scelta migliore è quello più forte, però questo te lo dà anche la consapevolezza e l'esperienza e il credere appunto in quello che si fa e nel credere anche nei propri mezzi. E i ragazzi, ho detto, come dicevo prima, è il primo anno da per tanti che fanno questa categoria, ci sono tanti ragazzi e oggi ci mancavano ancora una volta dei giocatori importanti. Abbiamo tre assenze importanti che ci stiamo portando dietro da quasi un mese. Quindi è la quarta settimana che giochiamo ogni tre giorni di fila. Quindi fare una prestazione così, fare un secondo tempo così, c'è solo da battergli le mani. Mister, inizialmente le chiedo se il pareggio è giusto e di riflesso se le tante gare ravvicinate possono nascondere queste insidie. Il risultato più che giusto, perché oggi, anzi, ho detto ai ragazzi meno male che abbiamo pareggiato, perché non abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto una buona gara, ma questo è dovuto al fatto che si inizia a sentire un pochettino il peso. È tutto collegato. Sì, il peso, eravamo scollegati mentalmente, arrivavamo sempre secondi sulla palla. E siamo partiti alla grande, abbiamo fatto un grande gol, una grande azione, e da lì ci doveva dare la spinta per continuare a giocare in questa partita. Invece, man mano che passava il tempo, ce ne siamo calati, e contro una squadra scomoda da incontrare in questo momento, perché è una squadra che corre, è una squadra giovane, una squadra che è molto fastidiosa giocarci contro. E giocare la quinta partita in pochi giorni, incontrare loro, io avevo paura di questa partita, avevo detto anche ai ragazzi, perché è una squadra che ti ribalta l'azione di continuo e quindi devi correre. E noi abbiamo fatto un tour de force importante e oggi abbiamo pagato. Ci dispiace, perché poi alla fine la potevi anche vincere, però era una partita che è stata scomoda, e ci portiamo a casa questo punto. Sappiamo di non aver fatto una buona prestazione, perché bisogna anche riconoscere quando non si fanno le buone prestazioni, e andiamo avanti e speriamo di finire subito questo tour de force, perché iniziamo a essere stanchi. E noi giochiamo sempre, le altre giocano un pochettino di meno, e anche sto fatto della gestione del calendario mi sembra un pochettino, qualche domanda me la faccio. Mister, li volevate prendere nella zona loro difensiva, andare a cercare di recuperare il pallone proprio sulla tre quarti del Notaresco. È lì che è mancata un po' la forza col passare dei minuti, poi ha messo dentro insomma tutto quello che aveva a disposizione, mentre loro sul vostro quinto cambio ancora erano rimasti con l'11 di base. È tutta qui la partita sotto l'aspetto atletico e fisico? Ma oggi li ho visti, noi eravamo molto in difficoltà a livello fisico, ne eravamo più di uno, e se c'era la possibilità di fare più cambi li avrei fatti oggi, però purtroppo nell'arco di un campionato capitano questo tipo di partite. Siamo, ripeto, veniamo da un tour de force micidiale, e l'incognita di questo campionato purtroppo è questo, è quello che ho detto anche in passato, chi riesce a sgomitare di più in questo campionato, che riesce a portare anche dei punti a casa anche non meritando, perché oggi se vincevamo non lo meritavamo, però erano punti importanti, anche se il campionato, ripeto, è lunghissimo. Io non vedo l'ora che arriva domenica, speriamo di fare una grossa prestazione dopo questa di oggi, portare a casa tre punti e riposare, che è la cosa più importante, perché in questo momento non si è solo stanchi fisicamente ma anche mentalmente, perché quando giochi partite ravvicinate pesano, e quando incontri squadre spensierate come quella di oggi, che corrono, che ti mettono in difficoltà, che ripartono sempre, che non hanno nulla da perdere, perché non hanno nulla da perdere, sono partite molto scomode da giocare. Non voglio buttare sale sulla ferita, come ha visto però il doppio giallo a Massarotti? Secondo me non era il secondo giallo, perché la palla l'ha colpito il ragazzo e
è ben logico che nella partita di oggi, che eravamo anche abbastanza stanchi, ci fai un'espulsione, diventa ancora più complicata. Anche se devo dire che negli ultimi 20 minuti la squadra ha cercato in tutte le maniere di vincere la provata, forse per lo sforzo che ha fatto meritava, perché ci sono stati anche degli episodi dubbi e abbiamo avuto occasioni come la palla del Pocio che ha messo in mezzo, l'ha sbagliata perché è rimbalzata male, e potevamo vincerla, però non cambiava l'inerzia di questa partita dove noi purtroppo abbiamo fatto male e queste sono cose che purtroppo capiteranno, perché quando si gioca partite ravvicinate può succedere. Archiviamo questa partita e pensiamo già a domenica.